Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video di Parassiti a Cattoni. Questo glitch, in questo video vi porterò l'unico money glitch per adesso funzionante. Potrete stoppiarvi fino a 7 macchine alla volta. Come sempre vi consigliamo le retro custom, che quelle che sono che pagano di più. Non domandate deluxe o queste così, quelle non le potete vendere, scordatele. Solo LG retro custom se volete fare soldi. Spero che sia stato chiaro. I requisiti: un amico che abbia la vostra stessa base operativa con l'Avenger. Voi dovete avere Motosei Club, centro operativo mobile, con lo slot numero 3 con il deposito veicolo personale. E poi in tutti gli spazi vuoti che avete potete metterci tutti i faggio che volete poi duplicare, sacrificare per farli diventare una retro custom. Una volta che abbiamo tutti i preparativi, vi faccio vedere prima la parte dell'amico. Il primo timing è abbastanza facile. Il vostro amico entra nel suo Avenger, voi diventate Motosei Club, gli mandate un invito e all'unisono lui preme il tasto X per accettare l'invito e voi dovete sciogliere il Motosei Club. Se è andato tutto bene, l'amico resterà nel suo Avenger. A questo punto l'amico si dirigerà verso l'uscita e avrà la scritta "Esci dall'Avenger". A questo punto voi dovete diventare Motosei Club e lui premere qualche millisecondo prima X. Se è andato tutto bene, come vedete che io e Zera Trust, che ringrazio, che mi ha aiutato tantissimo in questi giorni, io sono spawnato nella sua base operativa. Se non spawnate nella vostra, dovete ripetere finché non beccate il giusto timing. Come ripeto, se non avete pazienza, è meglio che lasciate stare questo glitch perché è molto difficile. Qui vi farò vedere la prima sequenza che non ci è riuscito, a me e Zeta Trust. Io divento Motosei Club, poi vado su Prospect e trovo un nuovo Prospect e mando l'invito al mio carissimo amico Zeta Trust, ti voglio bene Zeta. A questo punto lui che si troverà nel suo Avenger, io scioglierò il Motosei Club e lui accetterà l'invito. Questa è la prima parte per buggarsi. La seconda parte, vado su di nuovo fondo Motosei Club, lui sarà vicino all'uscita e io conterò fino a 3. Lui però, prima che io dirò 3, qualche millisecondo prima deve premere X. Qui vedete abbiamo sbagliato, lui è spawnato nella sua base operativa. Adesso lo ripetiamo, questa volta è quella giusta. Divento Motosei Club, lo invito. Lui si troverà adesso nel suo Avenger. E a questo punto, quando saremo pronti, inizieremo a contare all'unisono. Premeremo X, la prima parte insieme all'unisono. La seconda parte è quella un po' più difficile. Vi ricordo che chi sta nell'Avenger qualche millisecondo prima deve premere X. Se è andato tutto bene, il vostro amico vi spawnerà nella vostra base operativa. Adesso vi faccio vedere l'ultimo passaggio. Vedete, anche noi ci siamo messi 2 o 3 volte per farlo. Mi sembrava che era quella giusta, scusate. Quindi adesso cerco un altro prospect. Quando funzionerà, avrete un avviso. Praticamente sotto alla destra vi dirà scritto che Z, in questo caso Zeta Trust, vostro amico, si è unito a voi. Quando vedete una scritta è andato al 1000 per 1000. Adesso vi farò vedere. Vedete, adesso c'è una scritta: Freezer si è unito. Io sciolgo il Motosei Club, la scritta è rimasta singola. Quando vedete una sola scritta va a 1000 per 1000. Una volta che il nostro amico è qui nella base, qui stavamo festeggiando perché dopo 3-4 volte ci siamo riusciti subito, strano ma vero. Se avete ad esempio 7 retro custom nella vostra base operativa, fate salire in tutte le 7 retro custom il vostro amico. Io ne ho fatte solo 2 per farvi vedere che il glitch funziona, ne stopperò solamente queste 2. Non serve la targa personalizzata perché la targa andrà sempre a cambiarsi. Comunque, ritornando a glitch, voi salite in macchina, il vostro amico sale con voi e dopo il vostro amico preme triangolo e siccome che è buggato potrà guidare la vostra auto. Fate anche così con la seconda, con la terza, con la quarta, con la quinta e con la sesta e con la settima, se avete tutte e 7 le retro custom. A
a disposizione. A questo punto, vedete, adesso Zeta può entrare nell'auto, guidare tranquillamente. Lui andrà a posizionare l'auto fra i due corrimano. Qui vi faccio vedere la targa che tu si tu. Dopo, scusate. La targa cambierà con quella del faggio che andremo a chiamare. Io ho usato una volta il faggio e una volta l'RGR H8. Se, è meglio usare il faggio perché non dovete aspettare i 5 minuti del meccanico. Quindi, nel frattempo che il mio freezer Zeta Trust parcheggia l'auto, io esco fuori. Qui ho fatto un taglio perché la prima volta ho chiamato un RH8. E ho chiamato quella sbagliata, purtroppo, sono dovuto portarla via. Poi sono diventato Mosè Club e ho richiesto un faggio. Qui purtroppo ho fatto una piccola gaffe, ho sbagliato auto, quindi qui sono andato lontano. Vedete la macchina sul radar giù, l'ho lasciata giù. Sono diventato Mosè Club e ho richiesto il faggio. Quindi vi consiglio di farlo esclusivamente con i faggio, così sarete velocissimi a fare queste 7 macchine. Allora, una volta che ci va il faggio, adesso vi farò vedere la targa del faggio. Mi avvicino. Lo metto un attimo vicino alla base. Una volta che sono vicino alla base, adesso vi faccio vedere la targa del faggio. Memorizzatela perché la troverete dopo. Un po' ombrato, 718. Tutti i numeri non c'è bisogno. Comunque, scusate, una volta che il faggio è fuori, vediamo la targa, entriamo a piedi nella base. Dopo che saremo entrati nella base, Freezer ci avrà posizionato a me, il vostro amico vi avrà posizionato l'auto. Se spammate triangolo non vi farà entrare, ma è del tutto normale. Perché siete usciti e se non vi dovete, diciamo, ribaggare, però è facilissimo, basta che il vostro amico resti nella macchina, esca, entra un paio di volte col tasto triangolo, spammando triangolo, e dopo vi farà entrare anche a voi. Qui vi faccio vedere, mi avvicino, qui comincio a spammare triangolo, non entro. Poi il vostro amico dovrà un attimo pure lui spammare triangolo in modo che esca. Appena sarà uscito, lui vi farà entrare, vedete? Voi rientrate, il vostro amico esce. Se non vi cambia posto, tranquilli, funziona lo stesso. Per me è triangolo, l'importante è che provate e che siete sicuri che siete seguiti al posto di guida. Quindi va tutto. Qui vi faccio vedere la targa personalizzata che adesso, appena uscirò, verrà cambiata. Verrà presa la targa quella del faggio. Come sempre, andate sul pallino giallo con la visuale indietro verso l'auto e premete insieme X e triangolo e sarete teletrasportati nell'auto e sparerete fuori con l'auto. Vedete, adesso vi faccio vedere che la targa è stata cambiata, si è presa quella del faggio. A questo punto, quando siamo fuori, richiediamo il centro operativo mobile. L'ultimo passaggio è quello di portare la nostra retro custom nel centro operativo mobile. Usciamo fuori, ritorniamo sulla base, richiediamo un nuovo faggio e entriamo a piedi e facciamo questo per tutte le retro custom che vogliamo duplicarci. La cosa bella qual è? Che il vostro amico finché rimarrà sempre buggato nella vostra base, quindi anche se diciamo avete solo un paio di macchine, potete cambiare sessione, sistemare diciamo il garage, il vostro amico rimarrà buggato lì nel vostro garage, nel vostro nella vostra base operativa. Comunque, spero che sia stato un pochettino chiaro. E se avete bisogno d'aiuto, vi ricordo potete iscrivervi sul nostro gruppo Telegram, sono abbastanza attivo. E con questo video è tutto. Un saluto a tutti, saluto tantissimo, ringrazio ancora Zeta Trust, mi sta aiutando tantissimo in questi giorni. In descrizione troverete anche il suo canale se volete farci una passeggiatina, se volete darci un'occhiata. Ogni tanto fa lui un po' di live, un po' di video anche lui. Che dire, fate i bravi e ci sentiamo nel prossimo video. Ciao a tutti.